Ospiti illustri ogni sera alla Bergenfest. Sabato sera è stata la volta di Flavio Tosi, sindaco di Verona e segretario della Lega Veneta. L'ho intervistato per noi Marco De Luca. A che punto è la sua candidatura come leader del centrodestra? No, ma non è che ci sia una candidatura come leader del centrodestra. Secondo me, siccome prima o poi, fra un anno e mezzo, quando sarà? Si tornerà alle elezioni politiche, perché la democrazia vuole così, facilmente il centrodestra, visto che nel centrosinistra c'è già stato un cambio generazionale e potrebbe esserci ulteriormente, e quindi è immaginabile che, visto anche quello che è la sensibilità degli elettori, ci possa essere il ricambio della leadership anche all'interno del centrodestra. E quindi l'idea è quella di proporre le primarie, poi che ci sia Flavio Tosi, altri 10, che vinca Tizio, vinca Caio, però forse è il metodo più democratico per far scegliere i cittadini si sono allontanati dal voto per le tante cose sbagliate che ha fatto una parte della politica nazionale, ma anche perché non possono scegliere, c'è una legge elettorale che non consente di scegliere, almeno con le primarie i cittadini possono scegliere il loro candidato premier. Ma lei ne ha parlato con Maroni di questa sua presunta candidatura? Allora, Maroni è il mio, lo dico veramente con il cuore, il mio segretario federale, io sono il vice segretario federale, quindi... Ma lei si sente un po' l'alternativa nel centrodestra a Renzi? No, diciamo che abbiamo delle caratteristiche in comune, lui è ovvio che lui è 3 metri più avanti, cioè lui è il candidato naturale alla successione di Enrico Letta, perché comunque così è scritto, mentre invece Flavio Tosi è uno dei 50 che potrebbero essere candidati nelle ipotetiche primarie del centrodestra. L'unico dato che appunto diciamo un fatto in comune è che siamo sindaci entrambi e Verona oggi è la città più grande amministrata al centrodestra. Ma perché un berlusconiano dovrebbe votarla? Ma io credo che oggi la questione vada al di là dei partiti e dello schema, che tutti quelli della Lega votano Tosi, tutti quelli del PDL votano Tizio, quelli della Camera votano quell'altro. È una scelta di persone, cioè quando uno sceglie il suo, anche quando si sceglie il sindaco. Il sindaco, al di là che sia Flavio Tosi, prende voti in maniera trasversale da chi lo stima, da quelli del suo partito e anche da altri. E quindi uno ti vota non perché hai un'etichetta, un simbolo, uno ti vota per quello che dici e soprattutto per quello che hai fatto. Ci fa capire, sindaco, qual è la sua idea di legalità? Secondo lei chi commette frode fiscale fa un reato grave? Beh, evidentemente sì. Però per esempio Calderoli da questo stesso palco ha detto: Tosi, pensi di più alla Lega e pensi di più al Veneto e non a Roma. Nel suo partito c'è un po' di timore che ci sia una fuga all'esterno dalla Lega. Beh, allora diciamo che Calderoli, da lui una considerazione del genere l'accetto, perché lui è a Roma da 20 anni, quindi conosce bene cos'è Roma e cosa vuol dire starci e talvolta non portare a casa i risultati. Però è anche vero che il punto è: quando ci saranno le elezioni politiche, ci sono 3 possibilità per la Lega, in generale per tutti. Non ti presenti, cioè dici: noi non ci presentiamo perché decidiamo di andare a Roma, che è una scelta. Noi come Lega Veneta l'avevamo anche discussa profondamente prima di queste ultime elezioni politiche, per poi condividere, e l'abbiamo condivisa, la proposta di Roberto Maroni, che era quella di dare la priorità alla vittoria in Lombardia, che è stata una scelta giusta da parte del segretario federale. Però una scelta può essere quella di non andarci, non ci vai, il problema non si pone. L'altra possibilità è quella di dire: vai da solo. Se vai da solo, comunque la legge elettorale ti impone di individuare un candidato presidente, perché è scritto in legge, tu devi avere un candidato premier da individuare, e in qualche modo lo devi individuare, e quindi la questione delle primarie si pone. Se decidi di allearti, ritorna la questione che bisogna individuare un candidato premier. Ci sarebbero anche primarie interne nella Lega? Io penso che se si decidesse, che non è sbagliato assolutamente, anzi, di andare da soli, io a Verona ho il PDL, cioè le minoranze a Verona, io non sono uno che ha il PDL alleato, il PDL alle comunali a Verona ha preso il 5% ed è minoranza. Quindi si potrebbero ragionare anche all'interno della Lega. La Lega fece le ultime primarie adesso mi sono più sul 94 o nel 96 per le elezioni politiche, per individuare i candidati al Parlamento, credo ancora nel 94 probabilmente, perché c'ero, perché insomma sono in Lega da più di 20 anni, e quindi si potrebbe fare sia all'interno della Lega, se riguarda solo la Lega, oppure se sei in coalizione all'interno della coalizione. Ma il Nord lo mette nel nome della sua fondazione o no? Ma allora adesso vedremo qual è il nome della fondazione. La fondazione, tanto per chiarire, non è un partito, non vuole essere un partito, è uno strumento per condividere un programma di governo del paese, per lanciare le primarie,
e quindi immagino che il nome terrà conto di un programma di governo nazionale. Senti, è possibile una convergenza con il Movimento 5 Stelle? Loro fino adesso hanno sempre giocato a tanto peggio tanto meglio, nel senso che allo sfascio e sperano che le cose vadano male oppure vadano peggio per cercare di prendere più consensi. Sinceramente non credo che, io come sindaco non ho questo tipo di mentalità, perché penso a cercare di fare le cose il meglio possibile, e credo che neanche i cittadini pensino questo, tant'è che chi ha votato 5 Stelle già a livello delle amministrative c'è una differenza abissale. Perché uno amministrativo vota per qualcosa, vota per la sua città e quindi lì sono risultati ben diversi. Ma poi comunque il cittadino, se può, vota appunto per avere una prospettiva. Il voto per il 5 Stelle è stato un voto di disperazione, comprensibile, motivato, assolutamente motivato, perché la gente era incazzata nera e aveva ragione di esserlo, e non ha votato per il programma di Beppe Grillo, ha votato perché lui diceva li mandiamo a casa tutto, sfasciamo tutto. Non ci può essere una base comune però nell'elettorato? A quello sicuramente sì, cioè, è innegabile che una parte dell'elettorato, la Lega, a queste ultime elezioni politiche, una parte dell'elettorato non è andato a votare, diciamo pochissimi sono andati a votare PD o PDL, sono andati altrove, negli anni partiti tradizionali, una parte non è andata a votare, una parte ha votato Grillo per protesta contro il sistema in generale. Berlusconi ha confermato che manterrà i ministri all'interno di questo governo, dunque un governo che durerà ancora a lungo, quando si andrà a votare? Io non è che un sindaco di una città può permettersi di consigliare il presidente del consiglio, quindi parliamo di Enrico Letta. Però se io fossi in lui, siccome quando governi puoi avere delle tensioni interne alla maggioranza, perché succede, se tutte le volte vai a guardare che devi accontentare Tizio, parlare con Caio e mediare con Sempronio, alla fine rischi di non far nulla, che è quello che ha fatto il governo Monti e che è quello che finora sta facendo il governo Letta. Se invece dici queste sono le priorità del paese, chi ci sta e chi non ci sta, amen, allora forse è il modo per andare avanti. Io credo che se tutti continuano a pensare a quella, a preoccuparsi di quella vicenda in particolare, alla fine da una parte mettono i veti, dall'altra stanno lì a trattare e tira e molla e alla fine non si fa nulla. Secondo me Enrico Letta dovrebbe avere il coraggio di dire queste sono le cose che servono al paese al di là delle questioni personali di chi che sia, e questo è il programma e chi ci sta segue, perché una maggioranza di governo deve avere un programma per seguire quello, non può piegarlo o continuare ad aspettare che si risolva la vicenda di qualcuno.